Ehi, hey, salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di Fallout 4. Siamo qui propensi ad andare contro i Mirelurk nel castello, diciamo, dei Minutemen che dobbiamo liberare. Sebbene non so se ci riuscirò, porterò sicuramente la Power Armor, ma probabilmente nemmeno con quella ce la farò. Mi sono sistemato l'equipaggiamento. Abbiamo un bel po' di roba interessante ora. Abbiamo il fucile d'assalto calibro 45 artigianale che abbiamo droppato. Da un predone poco fa, per me poco fa, per voi nel video precedente, ho dettagli. Calibro 45, non è affatto male come arma. Fa 30 per ogni colpo singolo e spara molto velocemente. L'ho sostituita alla calibro 38 che avevo prima, sempre artigianale. Poi abbiamo proprio un crescendo di fucili da cecchino, ovvero abbiamo il normale calibro 308. Abbiamo anche questo qui sistemato per benino, poco fa l'ho sistemato abbastanza bene, e poi abbiamo il calibro 50 se serve qualcosa di più potente per buttare giù i nemici pesanti, anche questo l'ho sistemato, gli ho messo il calcio lungo che aveva l'altro fucile prima. E poi per i nemici extra large abbiamo il lanciarazzi che ha la bellezza di 28 razzi ancora, ne avevo 35 prima o 36, una cosa del genere. E diciamo che credo che come equipaggiamento siamo messi piuttosto in forma adesso. Non voglio dirlo due volte, ma dovremmo essere abbastanza messi decentemente. Vorrei usare un Radaway prima di iniziare la quest, poi andrò anche a dormire per ricaricarmi tutta la salute. E partiamo, niente, o la va o la spacca, ci proverò. Uno ci prova, poi chissà. Se ce la si fa. Tu hai legame con questo Ok. mondo. Prendiamo la Power Armor. Non riesco a passare. Ok. Il personaggio ha fatto un po' di fatica a passare di dietro. Entriamo. E vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Adesso dobbiamo avere un bel po' di difesa. Oh yeah. Badass mode on. Non c'è niente che odio più dei predoni. Se dovessi imbatterti in loro, uccidine qualcuno per me. Ok, e il castello era qui in fondo. Io ci provo, non garantisco niente perché molto probabilmente non ce la farò. Sto a livello di difficoltà molto difficile per chi stesse vedendo i miei video per la prima volta. Sto giocando a livello di difficoltà molto difficile e negli ultimi video sono morto abbastanza volte, quindi sono un po' scoraggiato, diciamo così. Ma me lo immaginavo, insomma, che morivo tante volte a questo livello di difficoltà, però. Insomma, cerco di essere più cauto adesso che so quanto sono forti i nemici. Comunque, il castello si trova qui. Lo vedo, ce l'ho davanti. Ok, perfetto. Andiamo, Dogmeat. Saranno tutti morti probabilmente, saranno già attaccati i nemici, ma dettagli. Ma presto negli altri dove sono? Sono qui, sono tornati indietro? Sono tutti morti in allegria? No, sento sparare, quindi stanno di qua, ok. Non li vedo però qui io. La cosa mi insospettisce un po'. Diciamo, non li vedo dove sono. Oh! Stanno tutti qui, wow! Ok. Ma perché li devo affrontare tutti da solo? Dove sono gli altri? Fatemi capire, sono morti? Non ne ho idea. Non ho idea di cosa sia successo, sinceramente. Perché non ci sono gli altri Minutemen? Si è buggata la missione? Mistero. Piace? Curati. Non riesco a curarmi, ok. Muori per favore. Non prende nessun danno, complimenti. Addio. Se li devo uccidere tutti da soli, ditelo allora. Da solo li devo uccidere. Dove?
Oh, uno di questi piccolini, muori, va. Ok. Mi chiedo che fine abbiano fatto i Minutemen. Fammi vedere i dati. Sgombra il cortile, tutto da solo. Almeno a livello di difficoltà normale, se mi ricordo bene, qualche mese fa quando ci ho giocato la prima volta, mi davano una mano, voglio dire. Qui invece devo farlo da solo. Strano. Molto strano. Vediamo un po' se c'era qualcosa da buttare qui dentro, magari, che mi è sfuggito, già che ci siamo. Ok, se ci sono degli steampack. Granate. Nucleo. Oh yeah. Oh yeah, bro. Oh yeah. Non male che sono tornato dentro qui. A fare un po' di scorta. Sul serio, mi chiedo che fine abbiano fatto, però. Spero non si sia buggato nulla, anche se sembrerebbe, però. Perché, voglio dire, dovevano tipo aspettarmi qui davanti, all'entrata. Presto non può essere morto, credo che sia un possibile companion anche lui, quindi sembra strano che sia morto. Tra l'altro mi dovrei portare dietro, in effetti, al posto di Dogmeat. Come ho fatto a non pensarci prima? Eccoli lì, ok. Scusatemi, ragazzi. Uno è volato, alla grande, proprio. Beccati questo. Vediamo se muori. Critico. Non gli ha fatto praticamente nulla in più. Uguale. Carico, ricarica. Addio. Oh yeah. Ok, abbiamo quasi finito i colpi, purtroppo. Sto curando, perfetto. Muori. 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 Perfetto. A parte questi credo che siano come i Dad Roach, quindi basta colpirli con il melee e muoiono lo stesso, ma vabbè. Vedi di morire, per favore. Addio. Perfetto. Vieni qua, dove... Oh yes. Distruggi tutte le uova in allegria. Ora, sembra finita la missione, ma c'è un ma. Accadrà qualcosa a breve, per cui io comincio già a tirare fuori questo. Sapete com'è? Dica, Preston. Dobbiamo concentrarci per riprenderci il castello. Ah. Merda, hanno fatto il nido. Dobbiamo distruggere queste uova o torneranno in un attimo. La loro tana in vecchi edifici. È probabile che le mura ne siano piene. Sembra proprio di sì. Ecco cosa faremo. Voi aspettate qui nel cortile e vi sbarazzate di tutte le uova che trovate. Il generale e io ripuliremo. Sì, sì. Ok, andiamo. All'opera, generale. Ti seguo. Ti seguo, Pureston. Andiamo, 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 andiamo. Fuoco. Finito. Oh, scusa, presto, non volevo. Questo è. Dove sono andato? Per fortuna abbiamo finito. Ok. No, comunque. Preston? Ok, quindi devo entrare qua oppure devo seguire lui o faccio. Devo fare io? Ciao. Dobbiamo concentrarci per riprenderci il castello. Ho capito, vai. Seguo? No? Sei tu che segui me, ok. Come non detto. Questa è l'entrata, ok. Non è il posto dove devo andare. Dunque, chi c'è di bello da uccidere qui dentro? Un bel nido. Ciao. Finiti i colpi.
Addio. Yuhu! Di sicuro serve più a noi. Ma stai venendo o no? What? Ho preso un lanciafiamme? Ok. Dove vai con quel lanciafiamme? Ok. Esploro qui nel mentre, se non ti dispiace. Sembra che si stia divertendo dal suono che sento. Oh, grazie mille. Tanto comunque è immortale, non può morire presto, per cui chi se ne frega, lasciamolo per i fatti suoi. Ok, c'è qualcosa da lottare qui. Munizioni 45, yeah, proprio quelle che volevo. Abbiamo compagnia. Ottimo lavoro. Diffusione. Lampadina. Tiene Nuca Cola. Forse ho trovato fuoco. Bello. Guscio morbido, eh. Addio. Oh yeah. Sento suoni. Ok. Controlliamo ancora tutto il piano di sotto e poi andiamo avanti. Andiamo, Preston, col tuo lanciafiamme. È stranissimo vedere Preston col lanciafiamme e non col bazooka laser, lì, dopo quell'arma enorme che ha, il fucile che spara i fasci rossi enormi. Ok. Ciao. Tutto bene? Tra un po' non andrà più tutto bene. Sarei morto. Preston. Ciao. Datti da fare, Preston, vai. Oh yeah. Io direi che gli fa male quest'arma. Decisamente assai male. Ho qualcosa per curarmi nell'inventario adesso? Magari ho droppato qualcosina. Ho tre steampack, vabbè. Meglio di un calcio nel deretano sono, diciamo. Allora. Qui. Combustibile per lanciafiamme. Un altro combustibile per lanciafiamme. Ok. Un altro lanciamissili con vari. Bene, bene, bene. Apprezzo molto questa cosa. Così, un lanciamissile sul tavolo. Così, a caso, ho messo lì, tanto per. Chi non ha un lanciamissili nel tavolo della cucina, ad esempio. Allora. Distruggi queste uova. Posso di dog meat, per favore. Dog meat. Grazie. Nucleo sta per finire. Oh, dammi qua, grazie mille. Non mi ricordo se devo liberare tutto dentro oppure. C'è qualcun altro qui? Quello che cos'è? Preston. Preston, dove sei? È sparito di nuovo? Ogni tanto sparisce Preston. Per qualche motivo che non mi so spiegare. Fornello. Ok, uccidi la regina, spawnata la regina. Dopo un po' che uccidi questi. Ah, oh yeah, bro. Vediamo un po'. Dove sei, regina? Sta lì fuori, eh. Regina, goditeli. Non gli fa niente. Oh mio Dio. Devo sparargli il critico a breve perché. Notare che abbiamo un lanciarazzi con una baionetta. Molto molto senso come cosa. Io entrerei qui dentro se magari ti sbrighi. Grazie mille. Guarda il danno.
Guarda il danno! Oh mio Dio, con la Power Armor, tutto questo danno! Non ho parole! Preso. Beccati questo. 70, 84, vai. One. And. Critico. Ops, critico. Ce l'ho pronto. Vai. Boom. Non gli ha fatto nada. Oh, sono morto, vero? Devo curarmi con qualcosa. Cioè, mi sputa una volta addosso l'acido e sono morto. Per dire. Cosa per curarmi? Zucca. Prendiamo radiazioni quando non ci fosse un domani. Ce l'ho le sacca di sangue? Dovrei averle, no? Non ce l'ho. Sul serio. Mi ricordo di averle raccolte comunque. Forse le ho depositate per sbaglio. Ok. No, sono morto lo stesso. Cioè. Non posso curarmi talmente il danno che mi fa, non riesco a curarmi. Invece, vi rendete conto, per dire quanto è potente. È allucinante. Usiamo la mira manuale, facciamo prima, altrimenti. Ah, sono morto di nuovo. Non riesco a curarmi, cioè mi curo con lo steampack, ma mi fa talmente tanto danno che lo steampack non è sufficiente a curarmi, cioè vi rendete, è una cosa allucinante. Ho capito che sto giocando a livello di difficoltà molto difficile, ma questo è veramente allucinante. Non gli ho fatto niente, ma l'ho preso almeno. Sì, l'ho preso, ok. Li salviamo di nuovo. Ok, ora viene qui a rompermi. Ce l'ho qualche granata? No. Stai fermo. Ricarica. Salvo tipo 20 volte per non doverlo ripetere da capo. What? Cos'era questo suono? Oh, uno di quelli piccolini. Me ne spona tipo 2000 di questi. Ho ricaricato? No, ricarica. Cioè, è una cosa allucinante sul serio. Oh. Non dovresti poter entrare, vero? Immagino che gli altri siano tutti morti in allegria. Sentite il suono del respiro che fa. Cose inquietanti. Quante me ne stai mandando contro, per curiosità? Ciao. Mi sono danneggiato da solo. Che culo. A parte che tanto se mi colpisce sono morto. Non posso fare nulla per... Ok. Se continuo così, pian pianino forse riesco. Oh yeah. Stang. Bellissimo il colpo che gli arriva. Tipo si sente proprio... Il suono della botta che gli dà il missile quando esplode in faccia. Bellissimo, soddisfazione proprio. Ah, non mi puoi colpire. Oh, ciao, e tu? Wow. Fammi curare. Speravo che non mi prendessero onda d'urto, invece sì. Perché al mostro non gli fa talmente pochissimo danno, perché... Oh, non volevo bere l'acqua drogata, però. Ups. Che effetto mi farà? Subiccia un po'. Non volevo berla. Non so che effetto faccia, sinceramente.
Se n'è andato? Dove... Prima o poi finiranno, insomma, no? Spero. Sta riproducendo le uova di continuo. Che carina. Che carina, guarda. Stupenda proprio. Maledetta. Ha addirittura il potere di spawnare altri di questi. Carino. Ok. Oh oh. Cosa? Cos'era quel simbolo della granata che mi è apparso? Non ho idea. Quella che smette di spawnarli, magari mi piacerebbe tanto ucciderla. Per favore. Dai, 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 che ci siamo quasi. Ok, uccidiamo questi. Cambia arma. Ah, mi ha preso con l'acido attraverso il muro, ma dai. Attraverso il muro mi ha colpito, ma com'è possibile? Non è giusto. Oh, 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 oh. Non mi colpire, per favore. Non mi colpire, per favore. Ok, non ho più munizioni, cambia. Mira automatica. Bat. Muori. Oh yeah. Quanti siete? Devo curarmi assolutamente. Prima possibile. Tra l'altro il video a questo punto dovrebbe finire. Ma... Eh? Allora, speriamo di riuscire a finirlo, per favore. Dove sei, maledetta? Mancata, di brutto proprio. Dai che gli manca un colpo. Glitch attraverso il muro. Oh. Muori. Comunque, ora che l'abbiamo uccisa, possiamo concludere il video. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like anche per lo sforzo che ho fatto. Come al solito, devo dire che mi sto pentendo un po' di aver giocato a questo livello di difficoltà, ma al tempo stesso mi sto anche divertendo, quindi diciamo a voi la decisione, a voi il punto di vista che deciderà se questi video saranno divertenti oppure noiosi oppure stupidi o quant'altro. Comunque voglio provare questo livello di difficoltà e mi ci sto divertendo abbastanza tutto sommato. Comunque, se vi è piaciuto il video, appunto, lasciate un bel mi piace, commentate se avete qualche suggerimento da darmi a proposito e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!